Boh, tutto? Tutto. Allora, carico. Bentornati su Grimax Car Fishing. Oggi ospiti a Oasi Ponte Molino. Esatto, ragazzi, ci hanno invitato a fare una sessione qui, lago tutto per noi, quindi, e adesso poi entreremo nel dettaglio di come stiamo pescando, con cosa, utilizzo del barchino, no? E che dire, Cri, è un bel posto? Posto stupendo, ragazzi. Adesso cercheremo in questo video di mostrarvi al meglio quello che offre questo lago, perché esatto, veramente è una location molto... Abbiamo visto alcuni pesci. Molto bella, esatto. Quindi, niente, il video inizia, ragazzi, e buona visione. Si partirà qua. A dopo. Allora, ragazzi, adesso vi porto un po' a vedere come ci siamo organizzati, come ci siamo sistemati. Sempre quel brivido quando si sente l'avvisatore. Come ci siamo sistemati? Allora, stiamo pescando nella postazione 4 e 5. Adesso vi porto dove mi sono messo io, ovviamente. Allora, ovviamente, essendo da soli, avendo il permesso di poter un attimo spaziare, siamo stati un po' larghi. Allora, io sto pescando nella parte del canalone, ok? Perché come vedete è una forma un po' particolare questo lago, quindi io sto concentrando la mia pesca in quella parte, in quella porzione di lago. Perché? Perché abbiamo visto ovviamente che le carpe sono di là. Quindi sto pescando prettamente tutto verso la sponda opposta, a circa 2 metri, 2-3 metri dalla sponda opposta. E ovviamente poi vi faremo vedere i vari righi che abbiamo utilizzato. Quindi io concentrerò la mia pesca in quella porzione di lago. Adesso Max vi spiegherà dove sta pescando lui. Bene, ragazzi, allora io ho scroccato mezza posta Cree, perché ho piazzato una canna qui nella sua posta, perché ho un albero alle mie spalle che non mi permetteva di andare a calare sulla sponda opposta senza che il filo potesse intorcolarsi sui rami. Quindi ho scroccato mezza posta Cree, tanto lui sta pescando di là, e con una canna sono qua. Venite con me che vi faccio vedere le altre due canne. Allora, due canne, una sul sottoriva subito a destra, questa qua, subito sul sottoriva a destra, mentre questa qui siamo andati praticamente nella sponda in fondo, ok? Ovviamente stiamo pescando con l'utilizzo del barchino radiocomandato, il nostro T1 che ci avete già visto usare parecchie volte. Che tipo di inneschi abbiamo usato? Andiamo a vederlo subito per quanto riguarda le mie canne. Allora, ho due spinner rig
e su un'altra invece ho un semplice riga fondante con una Tiger e un chicco di mais finto. E ho deciso di provare anche con le Tiger perché, visto la primavera inoltrata e tutto, penso che possa essere una buona soluzione, ma ce l'hanno anche consigliate, quindi ho voluto rinunciare a una fondante o bilanciata e mettere subito una Tiger, mentre con le altre due, come ho detto, spinner rig cattivo, sapete che lo adoro, e micro pop up in modo da cercare di ingannarle che vadano a mangiarmi proprio sul sacchettino o sullo sticchettino che ho fatto su una canna. Per quanto riguarda la pasturazione, adesso dopo Cree vi spiegherà come abbiamo pasturato. Questa volta qualcosa di diverso che non avete visto fare a noi mai. Quindi adesso Cree con calma ve lo spiegherà, ma prima vediamo come sta pescando Cree. Sto utilizzando anch'io degli spinner rig. Ho scelto di fare dei terminali molto rigidi, quindi sto pescando in bombetta ma con un terminale rigido, ok? Quindi ho tutto quanto il rig in boom, con ovviamente poi la spinner swivel e l'amo, che sto usando i clor. Quindi ho un terminale molto rigido, piccolo, per ovviamente farlo stare nella bombetta. Allora, giusto per farvi capire ragazzi, questo è il rig che sto utilizzando. Come vedete è uno spinner molto rigido perché è tutto fluorocarbon, pasta in tungsteno per tenermi ovviamente il rig poi in questa condizione qui, e sto usando inneschi bilanciati, tranne che in una canna dove ho scelto di pescare con una Tiger e un chicco di mais finto. Questi inneschi li ho tolti ora, quindi adesso dovrò togliere tutto, rifare e preparare altre bombette. Comunque ragazzi, queste sono i rig. Nella canna Tiger, visto che è affondante, sto pescando con un trecciato normale, un semplicissimo air rig, e basta ragazzi. Quindi piombi in line ovviamente per essere più veloci, e basta ragazzi, adesso speriamo che parta ovviamente qualcosa e speriamo bene ragazzi. Allora adesso vi mostro un po', non farò tutto il giro ovviamente, ma le immagini dal drone mi aiuteranno. Vi farò vedere un po' come è fatto questo posto, perché è molto particolare e ha una forma che sinceramente a me personalmente piace molto ragazzi. Allora, innanzitutto vi faccio vedere com'è tutto il perimetro, ve lo faccio vedere in questa direzione ovviamente. Allora, in tutto il, diciamo, il contorno del lago sono presenti tutti questi canneti che per le carpe sono il top. Ovviamente si gira tranquillamente con la macchina, si accede tranquillamente alle postazioni. Di qua c'è la postazione numero 1 e poi man mano che si viene qui, la 2, la 3, la 4, la 5, si fa il giro del lago fino ad arrivare alla postazione numero 9, che è quella più in fondo. Tutta la parte di là del lago, come ve la sto facendo vedere adesso, non ci sono postazioni. Infatti la maggior parte delle carpe, abbiamo visto, stanno girando prettamente in quella zona. Tanto ragazzi, vi faccio vedere quanta cura c'è in questo posto, nel tenerlo ovviamente pulito, in ordine e quant'altro, che sono cose che ovviamente noi apprezziamo molto. Questa è la postazione numero 3 e bene o male in tutte le postazioni si ha un po' la possibilità di diciamo entrare in acqua, non per molto perché poi va giù subito, però insomma stando attenti ovviamente, sempre facendo molta attenzione, e basta. Quindi ragazzi, posto veramente stupendo. Poi un'altra particolarità sulla parte, diciamo, delle postazioni del lago, qui dietro c'è questo piccolo canaletto, corso d'acqua, ma lo vedrete meglio da queste immagini, che costeggia tutto, diciamo, il lago da questa parte. Molto carino, devo dire. Allora ragazzi, nell'attesa sto preparando delle bombettine in modo da essere pronto nel caso ci dovesse essere del movimento. Allora, un accorgimento che sto usando negli ultimi periodi, sempre per il famoso video Carfishing 2.0 dove vi abbiamo spiegato il nostro processo di apprendimento, ok? Un'accortezza che ho fatto sui sacchettini PVA, esattamente sulle bombette, qual è? Quando pesco con un'esca pop-up,
metto il piombo praticamente tutto da una parte che appoggia proprio la sua pancia sul sacchettino in PVA, mentre l'esca pop-up è dalla parte opposta. Questo perché? Perché quando la bombetta poi cade in acqua, cadrà sempre dalla parte del peso del piombo, in modo che si appoggia il piombo, quando si apre la bombetta, l'esca che è sopra mi resta non coperta dal piombo o sprofondata, ma viene fuori, emerge, essendo pop-up, e quindi sono sicuro che il mio innesco venga presentato nel migliore dei modi. Adesso applico un piccolo forellino in modo che dopo vado a metterci il go, ok? C'è Cri? C'è. Perfetto. L'avevi detto che questa partiva a breve. Allora, come si è andato ragazzi, il pesce girava tutto sulla sponda opposta, quindi il segreto era lanciare dove ci fosse il pesce, e fortunatamente il pesce è arrivato. Mamma che scuriate che fanno! Porca miseria, ho visto la canna in piega. Cattive? Insomma. Allora, prima inguadinata. Non è grande, ragazzi, però adesso ve la faccio vedere. Allora, una reginetta, una di quelle che sicuramente in questo lago diventeranno taglia. Eccola qua, ragazzi. Una cuccioletta di questo lago. E per quanto piccola, ragazzi, veramente ha fatto un combattimento molto molto arzillo, quindi hanno veramente tanta forza. Bene ragazzi, adesso vado a rilasciarla sperando che quando torniamo in questo lago sia almeno 10 kg in più. Allora ragazzi, adesso vado a ricreare la canna. Faccio vedere un attimo le bombette che stiamo facendo. Allora, bombetta con un pellet particolare, poi ve ne parleremo. Doppio sacchettino perché fa caldo, l'acqua è calda, quindi per essere sicuri che il nostro terminale con il pellet si appoggi nel fondo, è meglio fare sempre due sacchettini per essere sicuri. Adesso vi faccio vedere come stiamo calando le canne. Allora, innanzitutto due palle di fioccato messe lì, giusto un po' di pelle da sotto, ma più che altro per non bagnare la bombetta. Bombetta appoggiata qui e poi cerchiamo di condire un po' con i go che richiama molto. Adesso vado a calare. Allora ragazzi, adesso vado a calare ovviamente nello stesso punto di prima, perché se lì è partito un pesce vuol dire che abbiamo fatto le cose giuste, quindi vado a ricalare lì. Sto utilizzando ovviamente il dipper sulla T1 e adesso andrò a riprendermi il punto di prima, e come riferimento ho un paletto lì in acqua sul bordo, insomma. E questo paletto adesso gli vado a 2-3 metri circa e poi vado a calare. Sentite che pesce qui c'è. Ok. Aspetta, ragazzi, okay. Ho trovato il mio punto. Adesso Max mi molla l'archetto. Vai. E vado a calare. Thank you.
come abbiamo detto prima, oggi stiamo pescando con una pasturazione diversa e quella la vedrete dopo con Cree. Mentre per quanto riguarda le bombettine che stiamo usando, anche qui abbiamo fatto un piccolo upgrade. Mentre una volta mettevamo solamente del pellet e un liquido, abbiamo deciso anche di migliorare su questo aspetto. Quindi facciamo una bombettina un attimo più completa, più attraente, ok? Adesso, fatalità, finito il secchiello, dobbiamo riempirlo. Quindi che cosa vado a mettere dentro? Allora, uno sfarinato, questo qua, che è al gusto Tiger, quindi sono Tiger crashate praticamente, è una farina di Tiger. Quindi butto un po' di questo, ok, e poi i pellettini, quelli che già ci avete visto usare nella live quando eravamo alle giarrette, che per fare delle bombette compatte e che si possono lanciare bene, quindi aerodinamiche, è fantastico sto pellettino qua. Vado a prendere una manciata, ok. Ovviamente quello che non usiamo non va sprecato e buttato via, sia chiaro. Adesso inizio a mescolare così si amalgano bene la farina di Tiger e il pellettino, pellettino che ovviamente è di varie misure. Dopodiché, una volta fatto questo, viene fuori praticamente questo come risultato, ok? Adesso vado a mescolarlo di nuovo così si amalgamano bene e adesso andiamo a metterci la parte liquida, ok? Parte liquida che in questo caso è lo sciroppo, quello per particle pellet, appunto, i pellettini. Ok, e iniziamo a girare. Praticamente viene fuori poi un mix veramente che si può compattare anche con le mani e fate delle bombette veramente eccezionali. Ok, lo bagno un altro po'. Olla. Allora, non so se si può vedere. Ok, sta venendo fuori una meraviglia. E per finire, ragazzi, aspetta che chiudo prima che mi cade tutto. Ok, per finire ci vado a mettere un po' di Smart Liquid. Attenzione con gli Smart Liquid, perché è successo prima a Christian, se stanno sotto il sole tendono a gonfiarsi leggermente e alla prima volta che lo aprite, boom, praticamente esplode lo Smart Liquid addosso alla maglietta. O no, Cri? Esatto. Esatto, perfetto. Ok. Guarda che buono. Ecco qua. Vediamo. Sì, guarda. Praticamente si può con una mano fare delle micro palle, talmente bello denso con i liquidi. E questo è quello che stiamo usando dentro le bombette, ragazzi. Poi, ovviamente, sul barchino non mettiamo solo la bombetta, ci mettiamo anche, ma adesso ve lo faccio dire da Christian, intanto io continuo a girare. E pronti via. Là. Perfetto. E questi sono i risultati. Bombette precise, cariche di attrazione e odore. Invece, ragazzi, per quello che è la pasturazione non abbiamo esagerato, abbiamo ascoltato un po' i consigli che ci hanno dato, ovvero di non caricare molto a livello di pastura. Quindi siamo venuti via con la pastura più semplice che ci sia in commercio, ovvero il fioccato. Abbiamo fatto delle palle di fioccato, ma ovviamente aggiungendo altra roba. Cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto del pellet, quello abbastanza grosso, il 10 mm, 8-10 mm, e ovviamente sempre dipate con gli Smart Liquid, che ormai dipiamo praticamente tutto con gli Smart Liquid, e del mais in scatola normale. Quindi abbiamo fatto questi pellettoni con mais, pellet, fioccato e un po' di stick mix all'interno per calare col barchino. Nel barchino, come avete visto prima la calata, due di queste, un piccolo fondo di pellet giusto perché il sacchettino non si bagna e basta. Queste sono le calate che stiamo effettuando, ragazzi.
Per fare le palle di fiocato, molto semplice, si basta bagnare il tutto. Non deve essere né troppo umido, diciamo, né troppo bagnato né troppo asciutto. Trovate la consistenza giusta, vedete, in 3 secondi avevo già fatto una pallina. Poi ovviamente si seccano e restano così compatte. Quindi si è anche abbastanza veloci nel farlo e basta, ragazzi. Allora, ragazzi, Red Bull. Chris va a prendere una Red Bull. Io sto facendo l'ennesima bombetta. Niente, siamo un po' sfortunati perché una volta che becchiamo una giornata di sole con 30 gradi, cioè vuoi vedermi che il cambio si climatico... Si blocca il lago. Porca vacca, ma non è possibile veramente. Oh. Stiamo provando tutte, ragazzi, stiamo cambiando... Sì, cambiando, non 2000 volte perché... Ogni oretta e mezza stiamo cercando di cambiare la bombetta, quindi di farla nuova. Abbiamo provato vari spot. I spot erano buoni perché stamattina c'è la partita. Infatti adesso vediamo se cambiando tipologia di innesco, cambiando qualche spot. Il problema è che fa tanto caldo, ragazzi, fa veramente tanto caldo. E in questi tempi di attesa ovviamente ci prepariamo le bombette. Quindi per avanzare un po' il tempo. Inizio a prepararmi anche per la sessione che abbiamo fra 2 settimane. Esatto, quindi vediamo, però... Tosta. E poi so, questo è il classico lago che ti regala 10 pesci in un giorno e il giorno dopo niente. Sì, noi siamo venuti il giorno dopo ovviamente. Vabbè ragazzi, allora, date una carpetta, l'avete vista, quindi abbiamo scappottato già tanto. Ultimamente veramente siamo sfortunati non poco, tra sessioni che saltano e... Che dobbiamo rimandare tra il tempo che fa schifo, guarda, veramente, e la sessione continua. Ragazzi, io non so se avete visto la quantità di Amur che abbiamo appena visto con il drone. Impressionante, o no? Tanti. Tantissimi, ragazzi. Speriamo che qualcuno mangi. E secondo me passavano abbondantemente tutti i 14-15 kg.
Il problema è che girano. Dai che stanno girando. Occhio. Girano tutti in quella, nella sponda di là. Difatti abbiamo usato il drone per capire un attimo dove fosse il pesce. Sì, dove stazionava, perché. E sostanzialmente ci abbiamo calato sopra. Speriamo. Speriamo che parta qualcosa adesso. Ci sono delle probabilità, come sentite, qualcosa mangia, ragazzi. Iniziano a girarci con sopra. Calma, adesso il pescione lo facciamo. Questione di attimi, la pesca è questione di attimi, ragazzi. Un attimo prima sei qui che ti distruggi, l'attimo dopo sei la persona più felice di questo mondo. Sì, è che per noi che gli attimi sono importanti, perché non abbiamo tanti. Ma adesso parte, ragazzi, dai, speriamo che parta. Adesso silenzio, perché se parte c'è da aver paura, perché se una di quelle robe là, combattimento epico. Perché poi la pesca è fatta anche di osservazione, è molto importante osservare, capire, vedere. Manca poco, manca dai, poco, manca poco, dai, ragazzi, tutto live, tutto live. Manca, guarda, vi faccio vedere la canna, è quella lì. Ci stanno girando sopra. Che sta continuando a suonare. Che, ci stanno girando sopra. Che è quella che abbiamo calato proprio sopra. Ci stanno girando sopra. L'amur. Non manca molto, ragazzi. Speriamo che la prossima scena ci sia l'amur. Ma anche una bella koi, perché c'erano due koi. Sì. E allora? Partito tranquillo, perché non ha fatto la partenza a razzo, mi fa ben sperare. Questa però l'abbiamo calata dove abbiamo visto il pesce. Sentilo, sentilo. Sembra come a peso morto. Ragazzi, speriamo che sia uno di quegli amur che abbiamo visto. Sono agitato, ragazzi. Sì, sono un attimo teso anch'io, perché potrebbe essere anche una 30 kg, quindi. Sono agitato. Poi magari è una scardolotta, ma non penso, perché è proprio spiaggiata sul fondo. Questo perché ovviamente sappiamo i pesci che ci sono qui dentro. Sì, e non è che sta dando testato cosa, quindi spero che non sia solo una cosa. Ma non sarebbe così tranquillo il combattimento. Adesso devo solo sperare che non vada di là. Non ho, non devo sbagliare, non ho margine di errore. Devo iniziare a forzarlo qui. Vai, però mi raccomando. Andando tutto a sinistra non è una cosa positiva. Devo iniziare a forzarlo. Spero che tu hai il guadino a portata di mano tuo, perché il mio potrebbe non reggere se non amo della mia parte. Non deve andare tutto di là. Potrebbe essere il pesce della vita, come un semplice pesce che però ha una forza incredibile. Adesso meno male che l'ho portato fuori dalla zona tragica. Adesso sta riprendendo qualche metro verso il destra. Cosa positiva, che vuol dire che sono uscito dal pericolo albero. Adesso è quella parte dove iniziano a tremarti un po' le gambe, perché sono agitato io per te. E potrebbe svanire tutto in un attimo. Dai, vieni qua, stai concentrato. Devo essere concentrato. Il pesce ogni tanto dà testate, ma è proprio pesante, e perlomeno sento così, perché proprio così va tranquillo, nuota, poi fa il movimento di coda e mi porta via filo. No, intanto sto provando finalmente bene i nuovi turnos che ho preso, mulinelli, e anche la canna sta rispondendo egregiamente, veramente egregiamente. Niente, ce n'è ancora. Forza, ciao. Bene, mi aspettavo qualcosa di enorme, ma
sa il fatto suo questa. Ok, allora, sembrava la carpa dell'anno e invece è una regina di media taglia, però guardate che bella, un pesce veramente sano, perché ho fatto un combattimento dove veramente mi aspettavo qualcosa di più grosso. Quindi se la carpa è sana, in forma, sa il fatto suo. Bocche meravigliose, veramente un bel gioiellino del lago Osi Pontemolino. Questo ci fa capire anche che è un lago ben tenuto, quindi complimenti vanno anche a chi lo gestisce sicuramente. Veramente un bel pesce, uno dei piccoli forse, perché dentro ci sono mostri sicuramente, li abbiamo visti, però oggi ha deciso di uscire lei. Guardate che bei colori. Bene ragazzi, allora è venuto qua Luca, gli rubiamo qualche minuto che so che deve tornare a lavorare. E intanto grazie che ci avete invitato, tu e il tuo socio, che non mi ricordo mai come si chiama, Michael. Quindi grazie, perché il posto è meraviglioso e veramente ci si può passare un bel po' di giorni in pesca anche in relax, perché è veramente molto tranquillo, non c'è niente attorno che ti possa disturbare. È stata una giornata difficile per noi. Come mai? Cioè, non abbiamo sbagliato qualcosa secondo te, oppure è proprio il posto che magari a volte ti regala soddisfazioni? Che l'altro giorno mi ha mandato una foto di una 30 kg, se non mi sbaglio. Sì, esatto. Quindi cioè, è proprio il posto che può regalarti giorni da tot partenze e altri invece ti manda via con un amaro un po' in bocca. Sì. No, è così, ci sono giorni dove, cioè, come dire, per tanto che tu ti possa impegnare, se non vogliono collaborare, se non vogliono collaborare non collaborano, e altri giorni che invece le soddisfazioni insomma sono, e le abbiamo viste perché ce le sì, girate, sì sì, è così, ci sta, fa parte del gioco, fa parte del gioco. Bene, bene. Com'è nato Osi Pontemolino, Luca? Dacci due info, giusto per chi non conosce questo posto. È nato tre anni fa, la cava era un paio di annetti che non era gestita, siamo riusciti ad averla in gestione e abbiamo, la nostra idea era quella di dare al pescatore quello che noi avremmo voluto trovare nelle altre cave. Ok. Questo è, quindi puntiamo sul rapporto umano, sull'amicizia, che al giorno d'oggi creare è importante anche quello, sì, anzi cioè, forse viene un po' a mancare, soprattutto in questa disciplina si creano tante discordie, quindi per me bisognerebbe valorizzare quello che hai appena detto, che forse è la cosa più importante. Cioè che forse la pesca è un po'... è il contorno del rapporto esatto, che volete creare con la vostra clientela. Comunque insomma con diversi clienti abbiamo instaurato proprio delle vere e proprie amicizie, ecco. Bene, 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 bene. Allora, ultima domanda. Che obiettivi avete per il prossimo futuro, per gli anni ad venire? L'obiettivo principale è quello di rendere la cava un posto, diciamo, il più confortevole possibile. Un Osi. Osi Pontemolino, quindi un Osi. Un Osi. E quindi abbiamo già piantumato, messo già diverse piante, soprattutto nella zona, nella parte quella più stretta, perché è quella più esposta al sole, quindi per permettere al pescatore anche durante l'estate di essere un po' più... Se si porta anche alla famiglia, perlomeno, certo, c'è un po' di ombra, anche per la signora, magari porta il bambino. Sì, alcune postazioni grandi dove insomma si può campeggiare, anche per dire, anche un bambino può, non va in pericolo, ecco. Bene, questo è importante, perché... Ci abbiamo piantumato degli alberi da frutto là, quindi per chi vuole può anche... Bene, bene, bene. Beh, dai, allora avete dei bei obiettivi e già il posto è bello di suo, quindi immagino che lo diventerà ancora di più. E Luca, prima di ringraziarti, visto che siamo davanti alla telecamera, ma chi ci sta guardando non sa chi c'è dietro. E adesso, visto che è lì che se la ride, noi lo chiamiamo qua davanti alla telecamera. Vieni, vieni Fabio, vieni, vieni a salutare chi già ti conosce, perché era bello ridere là da dietro. Signori, Fabio Carpegie qua con noi, ci è venuto a trovare oggi. Questa è stata un'imboscata. Questa è stata una grossa imboscata. Questa è stata un'imboscata bella e buona.
che non andava fatta. Non andava fatta, ma l'avevo fatta. Invece va fatta. Va fatta, no. Perché... So che tu conosci Luca comunque, quindi... Molto bene, molto bene. Siete amici da tanto. Sì, assolutamente. E a me... Oggi il Ponte Molino piace, nel senso che un giro lo vengo a fare sempre volentieri a trovare lui, Michael e via dicendo, è un bel posto. È un bel posto sì. Poi oggi c'eravate voi, quindi sono passato. Tu hai visto il nostro radar che brillava, no? Io ho visto il bat segnale e sono arrivato. Esatto, il clima segnale. Il clima segnale, io sono arrivato. Bene. Io adesso vi lascio la vostra chiacchierata, il vostro hotel. Grazie, delle 5, Fabio. Mi avete rubato il format. No, ma adesso c'è lo spritz delle 5. Mi avete rubato il format. Bene ragazzi, allora è venuto a trovarci anche Fabio, quindi lo ringraziamo per esserci venuto a salutare. Luca, noi ti rinnoviamo il grazie per averci invitato e dato la possibilità oggi da soli di pescare sul tuo lago. Sicuramente una rivincita ce la riprenderemo qua, non sappiamo quando perché abbiamo ovviamente altri video in progetto, però se lo vorrai torneremo volentieri perché il posto merita e... Oggi purtroppo pescioni non l'abbiamo fatti vedere, però andare via con due pesci su un posto che comunque facile non lo è, ma appunto può regalarti delle belle soddisfazioni, e per oggi noi andiamo a casa contenti perché posto nuovo, approccio differente rispetto al solito e seguendo qualche tuo consiglio appunto due pesci siamo riusciti a farli. Quindi grazie ancora Luca e saluto al tuo socio che oggi non è potuto essere presente e basta, grazie. Grazie a voi. Però non siete ancora andati a casa, quindi. Adesso andiamo. Sì, no, dico, non siete ancora andati a casa, quindi magari. Possiamo prendere un altro, sì, dici? Sì. Speriamo Luca, speriamo, speriamo. Il video continua. Bene ragazzi, sessione conclusa, sono le 4 di pomeriggio e noi dobbiamo partire. Partire ragazzi, perché abbiamo 2 ore di strada, quindi non riusciamo a soffermarci di più. Sì, perché però, c'è anche traffico. Quindi. Però l'idea è di venire a fare almeno 2 giorni qui, che adesso vedremo, non credo quest'anno, magari, forse se prossimo scappa. Organizziamo. Però il prossimo organizzeremo, perché il posto ragazzi merita veramente tanto. È veramente bello, sì. Una bellissima location, purtroppo non siamo riusciti oggi a mostrarvi i pesci. Quelli... Beh, però li hanno visti nelle immagini dal drone. Sì, avete visto che ragazzi che pesci ci sono qui dentro. Se andate nella c'era pagina Facebook, ve la mettiamo in descrizione, vedrete i vari esemplari di pesce che popolano questo lago. Ma ve li faremo vedere. Faremo. È una promessa, sapete che le promesse le manteniamo, quindi qui ci torneremo sicuramente. Sì, sì, sì. Ora abbiamo risposto all'invito ovviamente di venire a fare una sessione qui. Sì, era la prima volta, comunque non conoscevamo il lago, esatto. Ci siamo approcciati in questo modo, quindi bene, bene, contenti. Siamo contenti ragazzi, due pesci, comunque, fatti, pesci comunque sono usciti, quindi per noi già questo sì. È tantissimo. Quindi detto questo ragazzi, adesso andiamo il clima in macchina perché fa un caldo pazzesco. E ci prendiamo il colore. Vi diamo appuntamento al prossimo video, in descrizione ragazzi trovate i vari link e i contatti per l'Oasi Ponte Molino e noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!